Quattro arresti in carcere, tre domiciliari per detenzione e spaccio di droghe in un'operazione messa a segno dalla polizia coordinata dalla Procura di Foggia nei comuni di San Nicandro Garganico e Poggio Imperiale. Una delle ordinanze è stata eseguita a Rimini in quanto il soggetto si era trasferito. L'articolata attività investigativa diretta dalla Procura di Foggia ha determinato l'acquisizione di gravi indizi di colpevolezza a carico dei sette soggetti. Le indagini avviate nella seconda metà del 2021 sono scaturite da un'attività posta in essere dal commissariato di San Severo nei confronti di un gruppo di soggetti, molti dei quali noti alle forze dell'ordine per reati specifici, presumibilmente dediti all'acquisto e cessione di droga nei territori di San Nicandro e Poggio Imperiale. Le investigazioni sviluppate a valendosi di intercettazioni telefoniche hanno consentito l'identificazione dei presunti responsabili. Per la Polizia di Stato non è stato agevole svolgere le indagini, sia per la distanza dei luoghi di spaccio dove operavano, sia per gli stratagemmi posti in essere dagli stessi. In particolare a San Nicandro erano presenti costantemente persone con il compito di vedette al fine di verificare la presenza di eventuali poliziotti. Le piazze adibite all'acquisto di spaccio e cessione di droga si trovavano in contesti in cui la presenza di persone forestiere era notata con una certa facilità. Nel corso di tutte le attività, diverse apparecchiature tecniche sono state oggetto di danneggiamento e furto. L'operazione, denominata H24.2, condivide alcuni protagonisti della vicenda con la precedente operazione antidroga H24, con 8 ordinanze eseguite tra Apricena e San Nicandro Garganico. Nel corso della prima operazione era stato acclarato che alcuni dei presunti autori del reato erano soliti frequentare un locale privato a San Nicandro Garganico. Successivamente si è avuto modo di apprendere che i soggetti si sarebbero spostati in un altro immobile. Tale nuova collocazione avrebbe permesso loro di smerciare grandi quantità di droghe e di intascare giornalmente lauti guadagni.